comincia con una vittoria per 2-1 la nuova avventura della squadra juniores. I ragazzi di Francesco Succu esordiscono passando a Villa Grande con un gol per tempo di Alessandro Carta e brindano al primo successo del campionato su sintetico. Per la trasferta togliastrina il tecnico ranese deve rinunciare a Michele Fata, impegnato con la prima squadra, ma può contare su Pirelli e Carta. Mister Succu manda in campo Furriolo, Marco Brondo, Bussu, Vargio, Agiolas, Ortu, Pirelli, Caponigro, Farina, Secchi e Carta. In panchina Bosu, Luca Brondo, Ruggio, Mureddu e Cavada. Il Villagrande risponde con Melis, Giambattista, Rubio, Sodde, Murgia, Murgo, Moni, Angelo, Vitale, Natali, Scudo e Melis e Fisio. A disposizione Michela, Columbano, Fabiano, Columbano, Antonio, Melis, Riccardo, Moni, Mirko, Moni, Fabio e Seuni. Il primo a fondo di Carta che mette in mezzo per Secchi, che cerca la deviazione acrobatica alzando la mira. Poco dopo Farina lanciato in profondità, si libera dalla mossa degli avversari, ma la conclusione non impensierisce più di tanto il portiere di casa. Ancora l'attaccante di Salone in evidenza sulla destra, supera un avversario ma calcia alto peccando di egoismo. Il gol è nell'aria, ma prima Secchi non riesce a correggere in rete dopo uno sfondamento centrale, quindi Caponigro ci riprova, la palla esce di poco a fil di palo. Non mi credo. Il Villagrande non sta a guardare, su punizione di Scudo, nessuno interviene sotto misura. Fargiu prova il tiro da lontano, la sfera sorvola la traversa. Il vantaggio ranese nasce da un fallo di mano in aria, l'arbitro ben piazzato lo vede e assegna la massima punizione. Carta è fredda e non lascia scampo a Melis. Pregevole azione di velocità ispirata da Caponigro e finalizzata da Pirelli. Farina non ci arriva per un pelo. Alla ripresa delle ostilità nessun cambio nelle due squadre. Bruno e compagni vogliono chiudere il discorso. Ma subito in avvio i locali divorano la palla del pareggio, su palla inattiva. Ancora gli oliastrini pericolosi, ci mette una pezza Marco Bruno, su tiro botta sicura. Alessandro Carta comincia a mirare il bersaglio da lontano, senza fortuna. Poco dopo però il talento di Ottana raccoglie da Pirelli e scarica una bomba che trafigge Melis. 2-0 meritata l'azione di applausi per la seconda rete verde azzurra. Villagrande non ci sta e sull'inserimento alla sinistra la difesa oranese traballa, senza tuttavia capitolare. Caponigro cerca la meritata gioia personale, ma trova Melis attento. Su corner cerca gloria anche Argiolas, il portiere non ha problemi. Il Fisio Melis si riapre la gara pochi minuti più tardi, infilando Furriolo con un bel diagonale. In contropiede però potrebbe arrivare il terzo gol, del solito Carta, che esalta le doti di Giambattista Melis, con un tiro angolato. Pirelli si diverte a fare magia con la palla tra i piedi, Murgia non la prende bene e lo stende, doppia munizione e dolce anticipata. Carta ha la possibilità di chiudere la partita per ben due volte, nella prima non riesce a calciare da ottima posizione. Nella seconda il palo a negargli la tripletta, sulla rasoiata dalla media distanza. Lo stesso numero 11 di media secondo giallo e le due squadre restano in 10. Villagrande va vicino al pari quando sono in linea a salvare Furriolo su un errato disimpegno. Ma il fortino ranese resiste, il bottino è assicuro. Lorani vince per 2-1.